ragazze, bentornate sul canale YouTube di Trucchi.tv. Come saprete, in questi giorni è uscita la nuova collezione di Kiko, la Daring Game, la collezione invernale. E come sapete, ormai io vado sempre a vedere, a sbirciare, a vedere qualche ultima novità per l'inverno. E sono andata a vedere, ho deciso di acquistare un po' di cosette. Questi sono i miei acquisti e adesso li vediamo insieme. Allora, la cosa che mi sconquifferava di più in assoluto, che ho appena visto le anteprime, ho detto devo vederli assolutamente, sono i blush. Sono usciti tre referenze di duo blush fantastici, infatti ero curiosa di andare a vederli. E ho deciso di acquistare questo qua, che è il 02 Peach, io l'ho già aperto. È Raspberry, Rose and Peach, lo 02, sono presenti in tre. E questo qui è quello che mi è piaciuto di più, e c'è questo pesca favoloso e questo rosato. Molto molto bello. Vi faccio vedere subito lo swatch qua e li vedete qui, questi due sono molto molto belli. Anche il packaging mi piace molto, poi sopra c'è anche lo specchietto che è enorme, quindi è molto utile. Poi sono presenti dei rossetti anche, sono presenti 6 o 8 rossetti abbinati alla propria matita. Io ho deciso di acquistare rossetti perché, come sapete, oltre la fissa dei blush ho anche la fissa dei rossetti. E di questi vi farò subito lo stress test per vedere quanto durano, perché si dice che siano a lunghissima durata. E la matita non l'ho acquistata perché io solitamente non la utilizzo. Ne ho acquistati due, il 34 che vi mostro. 34 hanno anche questo packaging molto molto carino. Questo qua assomiglia vagamente ai rossetti di Dolce & Gabbana, che mi piacciono sì e no. Allora, questo qui abbiamo detto è il numero 34. Questo qua è un fucsia molto bello, molto molto bello, un fucsia un po' particolare perché non è sparaflesciato, come per me è un fucsia portabile, è un fucsia per tutti i giorni. Poi vi faccio vedere l'altro, che è il numero 27, e questo è tipo un prugna. Quello era quello più scuro, che mi è piaciuto molto. I rossi, quelli non mi hanno attratta. Questo è un mix tra un prugna, un rosso e con una punta di violetto all'interno. Questo è molto molto bello, ma anche adesso, magari in una sera d'estate. Questo è Ace of Diamond, si chiamano, e costano 7,50€, 7,90€, mentre il blush costa 14,90€, però ce ne sono due. Poi ho acquistato una palette, sono presenti tre palette occhi con quattro ombretti e il caspitiello all'interno. Io ho deciso di acquistare la 01 Essential Brown. È quella che mi è piaciuta di più, ma poi questo packaging, che devo dire che è uno degli ultimi dei packaging che mi piace di più di Kiko. Sarà che ha smussato gli angoli e ha abbandonato la confezione specchiata. Questo mi piace. E questi sono i colori, ragazze. Il caspitiello si è suicidato. E questa è quella che mi è piaciuta di più, anche perché per questo bronzo molto molto bello. Ve lo faccio vedere qua, vi faccio gli swatch. Questi sono gli swatch, ragazzi. Vedete che il primo è favoloso. È una palette un po' per da essere utilizzata un po' per tutti i giorni. Molto molto bella, mi è piaciuta. Poi devo dirvi che a primo acchito è quella che mi è sembrata più scrivente. C'è quella lì sulle tonalità del verde che, devo dire, boh, non lo so. Non mi è sembrata proprio questo mostro di scrivenza. Poi, le palette vengono come i blush, 14,90. Poi comunque, ragazzi, se andate sul sito vedete i prezzi giusti. E poi ho deciso di acquistare due ombretti in crema a matitone, che devo dire che era la cosa che non mi attraeva proprio, non mi diceva nulla, ma perché credevo fossero come la maggior parte dei matitoni ombretto, quindi molto cremosi, pastosi, che poi si vanno dappertutto, me li ritrovo pure nei capelli. E ho deciso di acquistare, ce ne sono 10 di colori, si presentano così, tipo dei chubby stick però a ombretto. Io ho deciso di acquistare il numero 22,
ve lo metto qua, che è questo colore qui, è un verdone molto molto bello, molto scuro, tipicamente invernale. E poi ho deciso di acquistare il numero 11, che mi è piaciuto proprio tantissimo, un bello chiaro che secondo me è sfruttabilissimo anche adesso. Questo champagnino con una punta di dorato. Eccolo qua. E quello che mi ha fatto, perché li ho provati subito, la prima cosa che ho sbocciato sono questi, perché ho detto così vediamo subito se si fissano o migrano da tutte le parti, e devo dire che si sono fissati nel giro di un minuto e mezzo, ragazze, fantastici, questi non vedo l'ora di provarli. Poi ho l'ultima cosa che ho deciso di acquistare, sì l'ultima, ho fatto vedere tutto, ho deciso di acquistare questi, questo smalto qua, che è un color tortora proprio, completamente creamy, quindi senza nessuna perlescenza. Gli smalti sono tutti senza sberluccichini, c'è un nero, un blu, un fucsia, simile al rossetto, poi un rosso fragoloso, questo era quello secondo me più sfruttabile, lo 01. È più sfruttabile, e poi ho visto che si stendono veramente molto bene, subito coprente, bisogna vedere un po' la durata com'è, ragazze. E questi costicchiavano, secondo me, 6,90 euro. Ah no, ho comprato un'altra cosa, infatti mi sembrava di aver dimenticato qualcosa. Ho comprato, ci sono le matite, ce ne sono 6, e ovviamente io sono andata proprio con tutti i gomiti, le mani, tutto sulla verde, e hanno questa confezione un po' particolare, sono così, poi io apro qua e qua c'è la matita, e questo è il colore, ragazze, è un colore favoloso. Cioè io adesso non so se dura o non dura, ma il colore è favoloso. E questa qua è la numero 15, ce n'è un'altra verde, però è meno cangiante, meno luminosa. Mentre dall'altra parte trovate il pennellino. Queste qua assomigliano alle matite, quelle che erano uscite con la Lavish Oriental. La Lavish Oriental, le Smoky Eye Pencil, che tra l'altro a me piacciono tantissimo, le uso tutt'oggi. E niente ragazze, questi sono tutti i miei acquisti di Dunning Game. Devo dire che è una collezione che mi è piaciuta abbastanza. Secondo me andrò a vedere ancora meglio, perché ero lì con il pupo, dovevo far di fretta, però andrò ancora a sbirciare. Andrò a sbirciare il bronzer, perché non li ho visti bene, non lo so, non mi avevano ispirato. Qualcuno di voi li ha acquistati? Ditemi un po'. E niente ragazze, vi saluto e buone vacanze, ciao! Thank you.